Dunque, allora c'è un convegno al quale purtroppo non potrò andare perché si svolge alle 17. 17 ora impossibile per me, ma che è bello perché si tira. Possiamo far vedere la locandina? Facciamo vedere la locandina. Un mondo positivo, che bello, si parla di positività. Pensate, si parla di positività in economia, che è una cosa incredibile. Un mondo positivo, immaginare e realizzare il futuro che vogliamo. Allora, ovviamente, visto che c'è positivo, questo incontro è realizzato dall'associazione omonima, Moneta Positiva, quasi omonima, Moneta Positiva, e il suo presidente Fabio Conditi, che è in collegamento con noi. Fabio, buonasera. Ciao Stefano, buonasera a te e anche a tutti i tuoi ascoltatori. Dunque, allora, la cosa interessante è che in un'epoca come questa, in cui per esempio in Italia si parla apertamente della chiusura, della fine di tutti i bonus, di tutte le agevolazioni, eccetera, eccetera, voi però positivamente dite che invece bisognerebbe continuare con queste robe qua, insomma. In che modo e perché? Ma guarda, in realtà le ricette che noi portiamo avanti sono veramente tante. C'è sicuramente il credito d'imposta cedibile, che come abbiamo evidenziato nell'ultima intervista che abbiamo fatto io e te, è stato sdoganato addirittura da Mario Draghi. Quindi se arriva Mario Draghi, che lo aveva avversato in tutte le maniere, a proporlo come soluzione per l'Europa, oggettivamente significa che è uno strumento che funziona. Anche perché le altre due proposte sono, diciamo, proposte non realizzabili, ma noi ce ne abbiamo anche molte altre. Tu sai che la piccola e media impresa oggi soffre per la carenza di prestiti, di liquidità, perché le banche fanno fatica a prestare alla piccola e media impresa, preferiscono più speculare sui mercati finanziari. Quindi anche il sistema delle banche pubbliche potrebbe incentivare la nostra economia, ma soprattutto c'è una soluzione che va nella direzione di rendere autonoma, indipendente e sovrana la nazione Italia, proprio come ha detto Draghi, pur non avendo poi tirato fuori soluzioni che vadano in questa direzione. La soluzione è semplicissima: si crea un conto corrente di risparmio gratuito per tutti i cittadini, i quali se depositano i soldi su questo conto è come se avessero comprato i titoli di Stato, ma questi soldi rimangono liquidi su questo conto e possono addirittura essere utilizzati per fare pagamenti e prendono anche un buon rendimento, così lo Stato riesce a monetizzare, a trasformare in moneta praticamente il debito pubblico. In questa maniera, scusa, ma qual è la differenza? Non è più un problema. Ma qual è la differenza con i titoli di Stato? Acquistati da italiani. Tra l'altro, la percentuale dei titoli di Stato in mano a investitori privati italiani è aumentata moltissimo. Quindi, qual è la differenza? Però il problema qual è? Immagina una famiglia che ha 10.000 euro da parte e dice: io li investo in titoli di Stato. Però ci sono due problemi: se per caso ha una necessità di fare una spesa, anche fosse solo di 1.000 euro, deve svincolare questi 10.000 euro, venderli sul mercato finanziario e potrebbe anche perderci dei soldi, perché come tu sai, se si vende il titolo anticipatamente, certo, si può anche rischiare di perdere qualcosa. E quindi quella cifra è bloccata lì e non è utilizzabile. Se invece ce li ha, questi stessi 10.000 euro, in un conto corrente, intestato al tesoro ovviamente, e questi soldi li può trasferire ad altri soggetti, una parte, diciamo 1.000 euro se gli servono, perché chiaramente tu saresti disposto ad accettare 1.000 euro di un conto di risparmio che ti frutta anche un 3-4% di interessi. Quindi diventa il debito pubblico una moneta, mentre il titolo finanziario non è una vera e propria moneta, perché per utilizzarlo lo devi svincolare e con la possibilità di perderci dei soldi. Oltre al fatto che, se ti ricordi, quando ci fu la crisi del debito durante il governo Berlusconi, i titoli che uno aveva comprato a 100 valevano anche 50-60, cioè sui mercati finanziari i titoli di Stato possono anche crollare di valore. Mentre il conto di risparmio, il capitale è sempre garantito e il rendimento, anche lui, è un rendimento notevole. In questa maniera facciamo quello che fa il Giappone, che ha il debito pubblico più alto del mondo, ma siccome è detenuto dai propri cittadini, non è mai un problema.
Ma allora, se le cose fossero così, se le cose sono così semplici, perché non viene fatto? Allora, noi adesso abbiamo fatto un'azione per costringere, perché i politici fino ad oggi hanno fatto orecchie da mercante. Cioè, noi queste cose le abbiamo dette, le abbiamo scritte, io ho fatto 4 convegni alla Camera dei Deputati, 4 al Senato, quindi non si può dire che queste cose non le sappiano. Però non rispondono. Allora, noi abbiamo fatto un'azione che spiegheremo lunedì prossimo in questo convegno allo Spazio Sivori, e dove abbiamo costretto e costringeremo i politici, le istituzioni, a dare una risposta chiara su questo tema. Perché o queste soluzioni ci dicono che non si possono fare, ma è impossibile perché sono perfettamente realizzabili, oppure ci devono spiegare perché non lo fanno, tutelando più gli interessi dei mercati finanziari che non quelli degli italiani. Secondo me, a questo punto ci devono dire qual è la verità. Oh, ok, allora la risposta vedremo se arriverà, però se le tue ipotesi... Ah no, deve arrivare. Sì, perché c'è l'accesso agli atti, hai fatto l'accesso agli atti, ecco, quindi no... Abbiamo usato la stessa formula dell'associazione Arbitrium, che ringrazio perché ci hanno dato una mano da questo punto di vista, perché la legge dice che quando si fa accesso agli atti si chiedono informazioni precise in base alle norme attuali, lo Stato deve rispondere in 30 giorni, non può esimersi da una risposta. Oh, però allora, vabbè, arriverà una risposta. Però okay. La tua ipotesi, perché non è stato fatto, se è così semplice, perché non è stato fatto fino adesso? Allora, da una parte hanno un po' tutti paura dei mercati finanziari, quando si nomina questa parola vengono i capelli dritti a tutti, perché oggettivamente nel passato i mercati finanziari sono stati in grado di ricattare intere nazioni, l'Italia nel 2011, ma pensa alla vicenda della Grecia, cioè i mercati finanziari sono in grado di mettere in difficoltà uno Stato, perché se io sono lo Stato e metto dei titoli di Stato e i mercati non me li comprano e quindi lo spread aumenta, io posso rischiare anche di andare in default. Le nostre soluzioni evitano questo problema perché bypassano i mercati e si rivolgono direttamente ai risparmiatori italiani, tra l'altro tutelando il risparmio degli italiani come prevede la nostra Costituzione. Allora, io sono d'accordo 47. Con te, però questa cosa qua, se fosse realizzata, svaluterebbe i titoli di Stato, quelli piazzati sul mercato internazionale. No. Assolutamente no, perché i titoli già emessi avranno il loro iter sui mercati. Se per caso però non li puoi più emettere perché nessuno li comprerebbe più. Perché ne più come ne emetti di meno, ma come tu sai, quando si riduce la quantità di titoli di uno Stato, questi aumentano di valore, quelli che sono stati emessi, perché non trovandosene in circolazione quantità nuove, chiaramente quelli già emessi aumentano di valore. Quindi in realtà sarebbe una manovra a vantaggio anche dei mercati finanziari. Vabbè, vediamo un po', ma insomma c'è lunedì, guarda, ecco, lunedì spiegheremo questa lunedì cosa. Lunedì 23 settembre allo Spazio Sivori, via Francesco Sivori 6 a Roma. Avete, come dire, degli sponsor, tra virgolette, nel senso, ci sono partiti o parlamentari che sono interessati a sostenere queste soluzioni? Assolutamente sì, e sono anche trasversali, cioè chiaramente non tutti i partiti, però diciamo che ci sono componenti e persone interessate a questo tema in tutti i partiti, sia quelli attuali di governo che anche di opposizione. E dobbiamo, perché questo è un argomento trasversale, Stefano, cioè quando si parla di questi temi, qui non esiste destra o sinistra, qui si tratta di salvare l'Italia e di evitare che l'Italia seguiti ad essere ricattata e faccia la fine della Grecia. Quindi da questo punto di vista, se uno ha a cuore le sorti dell'Italia, non ci sono alternative, questa è l'unica soluzione, te lo dimostra Mario Draghi, che nonostante tutto è stato costretto ad inserire tra le sue proposte quello che è il nostro cavallo di battaglia da tanti anni. Se vorrà pur significare qualcosa, una cosa del genere? Oh, però ti faccio la domanda finale. Ok, vai. Il governo attuale, l'attuale maggioranza, nasce in opposizione, almeno così, alla grande ammucchiata intorno a Draghi, ma poi in effetti sta facendo le stesse cose che avrebbe fatto Draghi. Perché, secondo te?
che avrebbe fatto Draghi a suo tempo quando era a Palazzo Chigi, magari adesso guarda, addirittura ha cambiato idea, insomma, sembrerebbe. Allora, sicuramente il governo quando si è insediato aveva il terrore ai mercati finanziari e quindi ha fatto tutta una serie di azioni che tranquillizzassero i mercati, tant'è che oggi lo spread è basso, quindi la situazione è abbastanza calma. Però da adesso in avanti ci vuole una spinta, un colpo di reni e affrontare il toro per le corna, perché non possiamo andare avanti con un debito che sta superando i 3.000 miliardi di euro e soprattutto stiamo pagando interessi per quasi 100 miliardi all'anno. Non è sostenibile questa situazione. Dobbiamo cominciare a immaginare degli strumenti diversi che ci permettano di guardare al futuro in maniera un po' più tranquilla. Grazie Fabio, un abbraccio. Fabio, grazie Bonditi, a te, ciao. Stefano. Moneta Positiva, Associazione Moneta Positiva. Buona serata, buon lavoro, buon convegno.